Bentornati, fratelli di tuberanza, in un nuovo pool doppio su My Hero Academia Ultra Impact, ovviamente insieme a Joseph the Gamer. Ciao ragazzi, benvenuti, ciao a tutti, questa non me l'aspettavo, questa mi era proprio... È destabilizzato un pochettino. In questo video cercheremo di fare lo starting con almeno due UR tier S, che vi ricordo essere Momo, Uraraka, Todoroki e Bakugo. Ma prima di cominciare, pollicione all'insù per supportare questi video e mi raccomando, siate gentili con Joseph nei commenti. Con tutti questi gacha boys non mi basta più un telefono solo, così ho deciso di informarmi e cercare un sito leader e super affidabile nel settore dei prodotti ricondizionati. Mi hanno consigliato Certi Deal, un sito, come vedrete qui dietro di me, che vende prodotti ricondizionati ma super certificati da 30 punti di controllo. Cosa importantissima, perché essendo loro a ricondizionare i prodotti, sono in grado di darvi ben 24 mesi di garanzia, ovvero 2 anni, a differenza della concorrenza che al massimo, se tutto va bene, vi possono concedere 12 mesi, quindi un solo anno. Insomma, alla fine mi hanno convinto e ho ordinato il mio bel iPhone 12 blu, bellissimo, tra l'altro l'ho anche provato, tra poco vi faccio vedere. Scatola che è composta da materiali riciclabili e guardate cosa c'è all'interno, questa cosa potrebbe stupirvi. Il caricabatterie, che non bisogna dare per scontato, loro lo includono. Alla fine li ho contattati, gli ho chiesto un link di affiliazione che trovate qui sotto in descrizione, perché magari tra di voi c'è qualcuno che vorrebbe cambiare il proprio cellulare ma non ha la disponibilità economica per farlo. Certi Deal vi dà la possibilità di avere un prodotto pari al nuovo, perché regà, l'ho comprato pure io, con uno sconto fino all'80% rispetto a un prodotto nuovo. E comunque raga, detto sinceramente, non è affatto male. Inizia tu, che c'hai il mouse di nuovo ancora lì in mezzo, bro. Perdonami, allora devo fare Joseph. Mi raccomando, hashtag. No, niente hashtag. No, niente hashtag. Togli il mouse, Gianfra. Ma sembra sto mouse. Bro, te l'ho detto apposta, non è che te lo dico che ce lo voglio. Oh mio Dio. È possibile, sembra sto mouse. Non lo so, bro, che cazzo lo devi fare con sto puntino. Mi raccomando, ricordate di lasciare un fotto di like. Ormai Animation. Nuovo meme. Ormai Animation. Ok, ora la possiamo fare. Ce la possiamo fare a trovare due UR. Guardalo. Mamma mia, che belli. Petto. Oh, comunque belli. Tu ce l'hai sta memory, cioè ti compare spesso. Sì. Eh sì. Eccolo qua, Kirishima. Questo è Kirishima. Sì. Ah, oh, me lo chiamo da tre. Bro, vuoi ricominciare un'altra volta con lui? No, perché no, almeno per stavolta c'hai un'altra UR. No, come ti pare? Perché sei abituato a fare gli starting di merda. Vai, vado io. Direi. Bro, fino a mo' tutti armatura. Mo' niente più armatura. Finito. Vabbè. Vai. Pazienza. Ma si sente l'audio, regà? Che se no dice pure che si senta basso. Vabbè. Vediamo, E non c'è la All Might Animation. No. Cioè, vabbè, ma tanto, bro, ti voglio dire una cosa. Ci sta, non ci sta, non c'è garanzia. Grazie, Tecno. A meno che non riusciamo a trovare qualche altra animazione pazzurda. Due. Ma non credo esista a sto punto. Cioè, si è detto che esiste quella lì di All Might così, proprio in posa. Però... 7, io non l'ho ancora vista. 8. Niente. Scusatemi, ragazzi, potete qualcuno in chat può confermare che esiste anche l'animazione di All Might proprio in po'. Oh, Kirishima pure tu. Altro Kirishima. Ma che vuole questo? Ma non è che per caso si mette strane idee in testa. Incredibile. Sì, mi è uscita. Vado io. Sì, ok, me la confermano. Infatti mi ricordavo di averla vista. Poi non so, magari ci stanno trollando, Non lo so, c'è chi dice chi sì, chi no. Non lo so, raga. Comunque lo scopriremo solo vivendo. Oh, bella Air. Sei già partito.
Va bene. Vediamo. Bambini. Ragazzini. Oh, ok, attenzione. All Might Animation, perfetto. Ok. Mi dispiace, ma non vuol dire niente a quanto ho capito. Cioè, perché non se dà so. All Might Animation, ma poi dà solo la UR garantita e basta. Bello, Mineta. Cioè, secondo me la All Might Animation vuol dire qualcosa nel momento in cui te vai a pullare nei banner in cui non c'è la UR garantita. Ok. Cioè, lì ha veramente senso. Cioè, secondo me la All Might Animation può uscire a prescindere perché c'è la UR garantita. Sì, capito. Cioè, qui è come se fosse veramente inutile. All for One. No. No, non All for One. Ah, ok, Shigaraki. Finita. Vediamo un po' invece io se riesco a fare meglio, ragazzi. Anche perché è da un po' che stiamo rerollando e vorrei chiudere questa challenge, oppure questo starting con due bei personaggi per andare poi a pullare su All Might, caro Balazzi. Ok. Allora, intanto mi confermano, dovrebbe essere proprio la conferma definitiva, sì, che non esiste. Non Might, esiste. No, non esiste quella posa. Ok. E che quando sono in divisa scolastica, sì, vuol dire che è SR o superiore garantita. Ok. Però comunque credo che sia un qualcosa che non ci interessa per questi molti. Comunque grazie, Eric, grazie mille. No, infatti su queste non ci interessa. Qui no, non perché vedi tanto garantita questi molti. Dai ragazzi, su! Ma fino adesso me ne avete date due! Ok, però mi sa che è l'ultima. Uraraka non è garantita. No, non mi pare che siamo già alla garantita. Un po' poche, hai visto? È Razer Red questa. Porco, due porco, che schifo. Porca Niente? Niente ragazzi, per quanto Uraraka sia un personaggio TRS e Razer Red è un TRA, quindi ahimè è assolutamente un account da rerollare. Buono tra l'altro Blazzi, dovresti avere la All Might Animation. All Might Animation. Allora, in questi multi non contano le animazioni perché può darti l'animazione UR anche solo per la UR garantita. Esatto. Ecco di nuovo All Quindi Might. È un po' come se su Legends, ad esempio, te c'hai le multi con la mamma mia, che ci sta su Legends? Un voto di memoria. La Sparking, ecco, mi era vuoto di memoria totale. Non mi ricordavo più che usciva da Legend. Come se ci fosse la Sparking garantita e Goku vincesse ogni volta lo scontro. Lui dice, vabbè, tanto è garantita, è normale che vince ogni volta. In realtà avevo rimosso le Sparking, incredibile. ti stai già buttando sulle UR? Assurdo. Bella, bro. Da non credere. Che bella quella. Era bella. Sì, raga, Todoroki e Bakugo tenete. Okay. Uraraka. Uraraka. Garantita? Sì, è garantita sicuro. Non me le sto a contare, ma si vede quando è. Sì, più o meno vai a occhio, a tempismo, più o meno. Divisa scolastica. Quindi è per la UR, ovviamente. Però questa, bro, io me la sento calda. Vediamo. Secondo me qui ci sono due UR, almeno. Ok. Cheat. Vediamo. Accumulo di potenza. Che poi noi tra l'altro ci stiamo abituando a queste animazioni con le UR garantite. Poi nel game vero e proprio non ce ne darà manco mezza. Vediamo. Sì, cioè quella è la cosa che cercavo di dirti prima. Cioè noi tutte queste animazioni dovremmo volerle, in realtà non qui, desiderarle non qui, ma nel momento in cui andremo a pullare per esempio All Might, cioè, capito? Esatto. In altri banner. Porca vacca. Vai Jumpfrink, vai la tu. Lancio. Vai, lanciala tu. La lancio, sì. Armatura, ok, vediamo. Molto buono. Vediamo. Momo e Bakugo tengo? Sì. Che sono tutte e due top. Oh, ok, di nuovo All Might. Might Animation. Vediamo. No, che poi non cambia mai neanche l'ecosistema. Ok, che secondo me è un gioco abbastanza ancora acerbo, Perché mi dicevano che in Giappone è uscito da tipo 6 mesi. Sì, circa. Mi hanno detto più o meno questa cosa. Hanno fatto sta ricerca perché lo chiesi
lo chiesi prima e mi dissero appunto intorno ai 6 mesi, quindi 8 mesi. Mi pare che uscì poco dopo il giapponese, poco dopo The Strongest Hero, nello stesso momento. Oh, attenzione! Non so se era garantita. O tu comunque, cioè, secondo me... Kiri... Sì. Veramente, ma guarda, è incredibile. Avete qualche legame, ci devi dire qualcosa, ma non lo so. Dicono che domani uscirà un nuovo banner. Subito? Può darsi. Beh, raga, su All Might ovviamente subito. Conviene. È ovvio, perché ormai... La cosa che mi interesserebbe capire è se nel Giappo, ad esempio, esistono già le Limited. Esiste già qualche cosina di Limited? Non lo so. Domani banner di Neji War e Uraraka SR. Ma dove, nel Giappo o già nel Global? No, ma io credo che siano comunque in contemporanea, bro. Niente. Oh, era War quella memory. Sì, era una memory War. Non gli ho dato neanche peso, pensate. Chiaramente tu ti soffermi quando vedi l'ombra. Sì. E niente, Mirio, Momo e Uraraka. Credo che sarà una serata molto lunga, caro Blazzi. Molto, molto lunga. Ah, perché vedi, io... sul Jap le uniche limited sono i 3 PG di World Heroes Mission. Ovvero? E i 3 personaggi del film, se non erro. Ah, ok. E non, cioè, non lo so quali in particolar modo. Vero, Mirio, credo top Midoriya. Personaggio. Gianfink, vai. Vado, lancio? Vai, no. Lancia. Vabbè, tanto vestiti, non vestiti. Sì, okay. Sì. Ok. Ah, l'hai giampata tutta l'animazione, non te la sei voluta vedere? Sì, no, ho cliccato e me l'ha giampata. In realtà non lo sapevo 500, manco 500, se me la poteva saltare. Ok, Ochako, Uraraka. Mineta, bellissimo. Ma non te voglio. Io lo amo. Oh! Sì, ma basta, Kirishima. Bro, ma veramente rotto. Fai? Kirishima hai rotto veramente il... ma fa di che cosa? Ce n'è un'altra? Ragazzi... No, niente. Ragazzi, ma quanti ne ho cacciati di Kirishima? Non lo so, bro, solo tu li hai trovati, tra l'altro. Allora, per questo video pool doppio è veramente tutto. Noi ci vediamo con i prossimi video, dove spero di riuscire ad abbandonare questa schermata e magari pullare su dei banner veri e propri. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.